Onorevoli membri del governo, colleghi senatrici e senatori, il decreto oggi in discussione, esaminato ed approvato in Commissione Esteri, è una misura necessaria per dare seguito all'operato del governo e del Ministro dell'Interno in materia di gestione dei flussi migratori, oggetto degli accordi bilaterali sottoscritti in passato con manchevole risultato. La cessione gratuita di motovedette alla Libia si propone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con il governo libico al fine di contrastare i canali illegali di migrazione e il traffico degli esseri umani. Grazie a questo decreto anche la Libia potrà contribuire ad un soccorso in mare che sia più efficace e che sia volto a prevenire possibili naufragi nel mare Mediterraneo. In salvaguardia di vite umane deve sempre essere al primo posto di qualsiasi azione politica. Poiché siamo consapevoli che la politica non si fonda su sensazioni o prime impressioni, ma su realismo, e cioè quella capacità di leggere e interpretare le situazioni reali per arrivare a una soluzione di qualità. Quella soluzione, realismo, capacità che sta dimostrando oggi l'attuale governo e la sua maggioranza, grazie agli interventi mirati e decisi del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Non solo la cooperazione con il governo libico porterà anche a disincentivare i viaggi nel mare Mediterraneo, di conseguenza anche la tratta degli esseri umani nel Nord Africa e quindi i viaggi dei migranti che partono dall'Africa subsahariana e Corno d'Africa, restituendoli e rispettando infine la dignità umana. Voglio inoltre sottolineare come questo decreto vada nella direzione di responsabilizzare anche la Libia. È un aiuto che è al tempo stesso un atto dovuto per un obiettivo comune. I canali illegali che favoriscono la tratta degli esseri umani deve essere chiusa definitivamente. Quindi noi non possiamo assolutamente accettare che questi rischiosi viaggi della morte siano consentiti. È inaccettabile che un rifugiato politico già perseguitato nel proprio paese di origine deve rischiare la vita per ottenere una protezione che è un suo diritto, come abbiamo sempre sostenuto. A tal fine sarà necessario consentire ai veri rifugiati la possibilità di usufruire di un canale legale che tutela la loro sicurezza e che consente un'analisi anticipata o almeno un primo filtro delle domande d'asilo già prima dell'utilizzo di quel canale della morte. Per i migrati economici invece è giusto e doveroso sensibilizzare nei paesi di origine al fine di evitare che finiscano vittime di tratta di esseri umani e che si trovino a rischiare la vita per finire spesso in situazioni di instabilità sociale ed economica. Esistono canali legali che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro proprio per scongiurare la precarietà. Inoltre, il provvedimento fornisce ulteriori strumenti per contenere la pressione migratoria, anche in ottica di tutela delle frontiere esterne e di prevenzione di potenziali rischi di infiltrazione da parte dei soggetti contigui alle organizzazioni terroristiche, alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Concludo dunque, signor Presidente, nel dire che per questi motivi
riteniamo necessario che i provvedimenti devono essere attuati in tempi brevi per proseguire su una linea politica che riporti al centro di rispetto delle regole e delle cooperazioni a tutela della vita e della dignità umana. Valuto come opportuno pertanto la forma di decreto legge. Siamo ampiamente d'accordo e che speriamo che diventi decreto legge oggi stesso. Grazie. Grazie, senatore Ivobi. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Prego, la facoltà. Grazie, Presidente.